Buongiorno amore, pronta per andare al mare? Altra spiaggia bellissima? Speriamo migliore dell'altra volta perché l'altra volta veramente non c'era spazio. Ma adesso andiamo a Sisi in un posto. Pensavo alla Cina. No, oggi andiamo in un posto e domani giro in barca, fantastico. Ci dobbiamo svegliare per le 6. Ci dobbiamo svegliare prestissimo. Sì, io stavo quasi pensando di andare a dormire direttamente lì, ma... Sì. Poi vediamo, ok? Anastasia, dove sei? Ani? Ah, ma ciao, sei dentro l'ovetto. Andiamo al mare? Sei pronta? Sì. Oggi andiamo a? Mare. Dove? Alla cinta. Ma no, sì, oggi andiamo. Posto. Brava! Siete convinta che andiamo alla cinta? Oggi andiamo all'imposto. Te lo ricordi? Ho fatto uno scherzo. Ah, mi hai fatto uno scherzo. Te lo ricordi l'imposto? Quello che ha quella roccia in mezzo al mare, dove quello scoglio. Ah, che c'è le rocce, sono gli scogli, poi andiamo. Sì. Perché io non, cioè, ci arrivavo. Sì, però ti ricordi che bisogna fare un po' attenzione perché si rischia di cadere, eh? Adesso se l'ha fatta male. E salute, amore. Grazie. Sei pronta? Sì. Va bene. Allora, amore, siamo arrivati al mare. Guarda dove abbiamo l'ombrellone. Davanti al mare. E anche gli scogli. Ci sono anche gli scogli. Poi andiamo a vedere se ci sono i granchietti. Sì. Eh? Sì. Tua sorella. Adesso c'è lì. Adesso ci bagniamo. Poi è bassa adesso, quindi. Sì, ci bagniamo un po', poi andiamo a vedere se ci sono i granchietti. Tua sorella è già in acqua. È come dappertutto, anche alla cinta è molto bassa. Meno male, no? Va bene per te. Domani andiamo in barca. Domani andiamo in barca, sì, che bello, ci vuoi svegliare prestissimo, eh? Sì. Vai a farti un bagnetto. Svegliami. Siamo appena arrivati e già pausa gelato, ma non è pausa pranzo questa? Non sarebbe pausa pranzo? No. E tu? Coca-Cola. Allora, io dopo però voglio andare a vedere sugli scogli se ci sono i granchietti. Perché secondo me ci sono, io me li ricordo. Poi dopo andiamo? Vanessa, sta facendo una videochiamata, amore. Andiamo agli scogli a vedere se ci sono i granchietti, Ani? Aspettiamo che Vanessa finisce. E si va. Dai, hai finito la videochiamata, amore? Sì. Dai, prendi la maschera, cercala. E si va. Secondo te ci sono i granchietti? Sì. Andiamo. Sei pronta? Guarda Anastasia che noi dobbiamo andare là in fondo, ma ci tocchi? Mi ricordavo che tu non ci toccavi, però sono passati 4 anni, adesso forse sì. Poi è perché avevo i braccioli. Eri piccolina. Avevo i braccioli. Mamma, io mi ricordo che qua c'era una casa. Sì. C'è e una villa. Cioè loro possono uscire da qui? Sì. E vanno nel mare e se vedono che arriva la polizia entrano? E no. Perché deve arrivare la polizia? No, per vedere se hanno il bracciale. Ah, no, ma qua non ci sono i controlli che ci sono dall'altra parte, secondo ma me. Ma allora è figlio, eh? Dai, dai. Costerà? Costerà? Tanto. Sì. Dobbiamo salire sulla scala. C'era proprio il cancelletto, vero, Vane? Cioè, che si poteva... Cioè, praticamente sì, la casa sul mare. Secondo me è una casa che affittano, eh? Potrebbe... ma come dire? Arriva. Vediamo l'acqua dove arriva. No, ma basta, c'è un ragazzo là in fondo, vabbè, è alto, Però, vedete, qua dietro c'è questa casa. Vabbè, ma che salvezza! Ah no, ma dai, ancora ce la puoi fare. Ma ne penso che qui quasi mi rimarrà di vedere. Ho soltanto per vedermi. Non vedo bene. Vedete? Guardate. Il cancelletto, me lo ricordavo bene. La discesa, questa discesa qui porta in acqua. Cioè, ti rendi conto che hanno il cancello e la discesa che porta in acqua, Vane? Guarda. C'è anche una piscina per te. Casa e cancello. La ragazza ha saltato da lì, non c'è più. Scendi. E arriva qui. Cioè, ti svegli la mattina e vieni a fare la doccia qui. Guardate che bella questa casa. Arriva qui. Poi si scende. Così, quando e voilà. Devono andare al mare. Non devono fare nessuna fatica. Neanche gli asciugamani si devono portare. Guardate che meraviglia. Se va bene, intanto siamo arrivati agli scogli. Adesso non ci arrivo. Dammi la mano. No, Vane, devi passare di qua e nuotare. Perché qua ci, sì, qua ci sono sassi, No, dai, non andiamo. Sì, ma qua ci sono i sassi, Vane. Ti devi nuotare, ti fai male, se no. Perché? Io come faccio a nuotare col telefono in mano? Torniamo lì, andiamo sulla scala, da lì, andiamo lì. Andiamo a vederli lì? Sì. Ma qua anche si scivola secondo me. No, basta che facciamo questo. Ma no, scusate, andiamo a vederli qua. Sono qui. Andiamo qua. Ti ha detto di aver visto.
No, tu. Tu l'hai detto, amore. Io volevo andare là, addirittura. Invece voi siete dovuti venire fino a qua. Vabbè, poi c'è il vino. Ma sì, qua è bello. Dai, vediamo se ci sono i granchietti. Comunque io mi ricordo che tu qua eri scivolata, Vane. 4 anni fa. Non qua, là. Ed eri... ti eri fatta male. Io la macchina. Forse avevo fatto anche un video. Basta andare a rivedere. Ah no, ma eravamo in un'altra parte, mi sembra. Oh, guardate, qua c'è la sabbia. Di là sono sassolini, quasi l'unico punto in cui c'è la sabbia. C'è una grotta. Wow, è finita la grotta. Allora voglio vedere se ci sono i granchietti, perché me li ricordo. Vediamo un po'. Non qua però. Attenzione. Andiamo su quelle lastre. Ciao. Io sono rimasta qui a guardarvi. Oh, hai visto? Siamo arrivati dall'altra parte della spiaggetta. Vediamo un po'. Ma dove vai, caduta? Ci sono i granchietti? Non lo so. Cosa? Dove? Dove? Ma quella è un'alga. Erba. Ani, dove vai? Ani, super coraggiosa. Ti fermi? Vedere nei buchini. Dobbiamo guardare nei buchini. Ani, scendi. Andiamo a vedere. Ani, no, no, vieni giù. Ma dove vai? No. Ani. Pesciolina. C'è un pesciolina? Dai, amore. Bellissimo. Ti piace? Mi sa che questa è la mia. Attenzione. Ma no, non stiamo, non li stiamo guardando con attenzione. Perché? Secondo me ci sono invece. Ce la fai? Sì. Dove vai? Dovete guardare nelle insenature, dove c'è l'acqua, attaccate agli scogli. Ma qua si scivola. Io vorrei andare lassù. Dammi la mano. No, lasciala con male. Ancora? Io adesso scivolo, sicuro, come l'oro. Olè. È bellissimo, ma... Qua? Sì, la non mi so quale buono. Che bellini, non so se si vedono ragazzi, ma questi pesciolini ti fanno la pedicure, ti tolgono tutta la pellicina morta dei calli, per no, chi no, li no, ha no, ma... non a te, ma a me sì. Io ce l'ho qua sulle spalle i calli. Cosa sono i calli? Ma no, guardate quanti sono. Ma noi stiamo cercando i granchietti, ma non ne vedo. Ah, guarda qua, forse ce n'è uno, forse io qua ne ho. Vedo. Ah, eccoli! Guardate, sono attaccati qua. C'è la conchiglia, quindi c'è il granchietto sotto, sicuro. E qua, sotto il mio dito. La vedi la conchiglia? L'avete visti? Bruciano questi scogli. Ani, devi scendere, torniamo. Ani! Anastasia, scendi! Ho visto le barche. Scendi. Dai. Ragazzi, ci ha fatto più male che bene questa piccola escursione. Adesso andiamo a farci un bel bagnetto. I miei piedi sono distrutti. Guarda anche Vanessina che fa fatica a scendere. Mentre Anastasia ha i piedi di ferro, probabilmente. Bagnetto, amore? Bagnettino? Bello fresco. L'acqua è fantastica. Allora, amore, facciamo merendina. Poi più tardi, tra poco andiamo a casa? Sì. Va bene? Che dobbiamo preparare la griglia per stasera. Ok, sei stata tanto in acqua, hai raccolto un sacco di conchiglie, un po' rotte e un po' no. Stanca? Sì. Allora bimbe, siamo tornate a casa, siamo già tutte belle, vestite, profumate, lavate, stiamo solo aspettando papà che ci porta la carne e facciamo questa grigliata buonissima di carne. Vi è piaciuto sì. Oggi il mare? Bellissimo. Sì. Posto stupendo e tu ti sei lanciata dagli scogli, non sai che non l'ho visto. No? Sì, si è lanciata dagli scogli.
con papà. Brava, brava. Va bene, aspettiamo papi così poi lo aiutiamo a fare la carne. Ragazzi, voi non potete immaginare, ma qua chi c'è? Il parrucchiere più famoso di Roma. Chi è? Davidino. Ed è il nostro parrucchiere. E dove è venuto a vivere in vacanza? Qua in Sardegna. Sì, ma dove? Qua. Nella casa a fianco alla nostra. Ragazzi, se non ve lo ricordate, andate a vedere il nostro video in cui ci ha fatto le ciocche colorate. Veramente, noi ogni volta che andiamo a Roma andiamo sempre da Davidino. Anastasia sta presentando l'arrivo di Davidino e la sua famiglia, che vi faccio entrare vedere. E ragazzi, adesso vi facciamo presentare anche i loro figli. Senti un po', ma secondo te, tra te e la figlia di Davidino, Giulia, c'è per caso una somiglianza? Non lo so, scrivetecelo nei commenti se secondo voi Vanessa e Giulia, che è la figlia di Davide, il nostro parrucchiere, si somigliano. Andiamo a vederla. Ecco qua ragazzi, la sosia di Vanessa. Ciao Giulia! Guardate un po' come si somigliano. Lei è la figlia di Davidino, il nostro parrucchiere di fiducia di Roma. Ciao Giulia, stai bene? Cioè, sì, da morire. Da morire, soprattutto adesso. Sì. Che state facendo? Il puzzle? Sì. Brave. Sì. Questo qua? Wow, sì, bellissimo. Scarpa. La scarpa, amore? Sì. Poi lì c'è Santi, il fratello di Giulia. Sì, ciao Santiago. Sì, amore. Ciao, bellissimo. Ragazzi, dovete sapere che Santiago è un ragazzo bravissimo. Questa sera è stato l'unico ad aiutarmi a apparecchiare. Ce ne sono veramente pochi come lui. Allora, adesso finite di fare il puzzle, poi andiamo a dormire presto perché domani mattina dove andiamo, Giulia? In barca. Andiamo in barca. No, ma io devo... Vanessa, scusami. Scusami un secondo, ti puoi mettere vicino a Giulia un attimo? Perché noi prima abbiamo detto ai nostri iscritti di scriverci nei commenti se vi somigliate. Secondo voi si somigliano? Secondo me sono uguali. A parte che Giulia diventa nera in un secondo. E Giulia, che cosa fai nella vita? Calcio. Brava amore, questa è la risposta che volevo sentire. Guardate come si, guardate anche gli zigomi, il sorriso, no, ma è impressionante. Dove giochi? Alla Roma Calcio Femminile, a Roma. Sei una grande, sei una grande. Quindi ragazzi, quando Giulia diventerà una calciatrice professionale nella Roma femminile, mi raccomando, andate a seguirla. Allora fammi vedere, ma no, ma siete state bravissime. Complimenti, va. Guarda. Ma che brave, ma sei stata tu? No, no, loro due, l'avete fatto insieme. Lei ci aiutava a mettere. Ah, è un portapenne. Noi hanno cercato tutto e l'hanno assemblato. Dai, bravissime. Io l'ho solo messo qua. Complimenti, bello, bello. Un portapenne, Matilde. Ma che non disfatelo, ma che bello, guardate. Lo mettiamo, guarda qui, guarda. Non l'abbiamo mai fatto, è la prima volta. No, dai, perché? Dove vai? Ma no amore, no, ah, lì sopra ci sono anche le camerette di là, sì, se vuoi. Ok amore, serata finita, sì. Ti abbiamo conosciuto stasera? I nostri vicini di casa. Chi sono? È un Davidino, un parrucchiere e i figli. E anche la moglie Elisabetta. Sì, Elisabetta. Come si chiamano i figli? Giulia e Santiago. Ok, adesso sono andati anche loro a casa a dormire, abbiamo cenato insieme, ma domani mattina ci svegliamo molto presto perché andremo insieme a loro dove? In barca! Sì! Andiamo a fare questo tour, vedremo queste calette bellissime che noi abbiamo già visto, sì, ma faremo vedere a loro per la prima volta. Quindi Anastasia... Cuccioline, cuccioline, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like a questo video. Aspettate! Però, e comprate le nostre unghie su www.vanityglow.shop. Ciao! Eccoci il bimbe da Davide. Vani, sei contenta? Mm-hmm. E te cosa fai da Davide? A Roma, siamo venuti a Roma per fare i capelli dal nostro parrucchiere che era venuto in Sardegna da noi, giusto? E che cosa fai tu? Hai già idea di cosa fare? Sì? O facciamo una sorpresa? Non lo diciamo? Ok. Cosa facciamo, amore? Una ciocchetta? Colorata? Sì? Allora, Anastasia, hai scelto il colore rosa? Come la ragazza che te li sta facendo? Non era in programma questa ciocca, vero? Siamo venuti da Davide e ci ha fatto una sorpresa. Sei contenta che torni a casa con una ciocca rosa?
Così quando vai a scuola. Così quando vai a scuola le tue compagne diranno: ma dove sei andata? E diciamo che siamo venuti qua da Davide in via dei Pallacorda 12 a Roma a fare i capelli, perché Davide è il nostro parrucchiere di fiducia, vero amore? Cosa stiamo facendo? Una manicure? Ma che brava! No, allora ci trasferiamo a Roma noi. Sì, 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 sì. Anche tu. Che colore facciamo? Blu? L'avevi già fatto. Ah, mi sono persa un pezzo. Vediamo un po'. Ci siamo quasi. Sì. E le manine, vediamo un po'. Ma che bello. Ma sei un'altra bimba. Ma è possibile, no? Ma avvengono i miracoli nel periodo di Natale. La manicure, fammi vedere un po'. Non le vedo, giramele bene. Che bella che sei. Adesso aspettiamo di vedere la ciocca colorata, ok? Vanessina, vieni un attimo. Senti, ma te cos'è caduto ieri sera? Un lentino, eh? Ed è arrivato il topolino? La fatina di Roma è arrivata. È una gran fatina è arrivata stamattina. Qui adesso hai la ciocchetta decolorata e adesso mettono sul colore rosa, ok? Vuoi vedere? Guarda che bel colore, che adesso si schiarisce però, eh? Diventa un bel, non rimane proprio così fucsia, ma è bellissimo comunque, anche se fosse. Vuoi vedere? Sei curiosa? Qui abbiamo invece un'altra signorina che fa la manicure, eh? Tu che colore lo metti? Lo svalto blu? Giusto, mi sembra giusto. Allora, con i glitter. Come? Con i glitter. Con i glitter? Wow! Poi glieli facciamo vedere a Valentina allora, ok? Bello, vero? Sei pronta? Stiamo diventando blu. E tu sei rosa, eh? Sì. Anche questo diventa più chiaro, dopo quando sciacquiamo come rosa. Ovviamente abbiamo le manine abbinate. Certo. Mettiamo un po'. Più scuro. Più scuro? Ha scaricato troppo prima? Fai vedere le mani, Vane. Wow. Ma siete bellissime, torniamo a Novara che non vi riconoscono. Wow ragazzi, fa vedere, mamma mia. Eh sì, siamo quasi amore. Dai, non svegliamo ancora troppo. Ciao Davide. Ciao. Ma ciao. Vediamo, così non c'è più. Wow. E così c'è. Meraviglia. Che capelli. Un leone, Vanessa. Non vuole proprio prendere questo colore a te? Si fa desiderare? Brava però. Sei brava. Col tuo cioccolatone che non lascerai più. Wow. Ma sono bellissimi. Ti piacciono? Sei contenta? Sei stupenda, fammi vedere le unghie anche. Ce l'abbiamo fatta amore? Non voglio ancora guardare però. Tu hai già visto? Sì? Vediamo un po' la ciocca di Anastasia. Wow amore! Eccola ma qua. Che meraviglia! Ma secondo me a Novara non ci riconoscono più, è uguale al rossetto? Sì, infatti stavo notando la stessa cosa. È uguale anche la spalla. Il rossetto è anche molto simile alla maglietta che indossi. Tutta in tinta, complimenti. Grazie Davide, grazie. Grazie a voi, Davide, grazie a voi. Bellissime. Sono asciutti bene.
e poi siamo pronti a fare questa ripresa perché devo fare un lancio indietro forte forte adesso, vero? 1, 2, 3, lancia! Sei bellissima, sei troppo bella. Mi dammi il dentino. Me lo date? Lasciamo il dentino come ricordo. 12 o'clock midnight. Allora bimbe, avete la pancina vuota? Non ti riempire di grissini, sai perché? Perché siamo in un locale di Roma, da Clotilde, dove si mangia la carbonara più buona del mondo, non di Roma, del mondo. Adesso la assaggiamo, Vanessa, e poi mi dirai se quello che dicono è vero, ok? E lui è il cameriere più bravo del mondo. Ciao! Mi hanno detto che qua si mangia la carbonara più buona del mondo, giusto? Esatto. E non solo, in effetti ho visto delle pietanze che... Io credo che la mangia. È benissimo. Gli occhi rossi ora buoni. Gli occhi rossi anche. Lui è top. Bene. Grazie. Com'è? Com'è questa carbonara? Buona. È veramente buona? Eh? Buonissima, vero? E la signorina cos'è successo? Raccontiamo cosa è successo, tanto per cambiare, perché nei nostri video c'è sempre una tragedia. Guardate un po' cosa è successo ad Anastasia. Vediamo se... Eccolo, è caduto un dentino. Ma tu lo sai che quando cadono i denti a Roma la fatina è molto, molto, molto generosa? È un pochino più generosa di quella di Novara. Fammi vedere, fammi un sorriso. Sei bellissima. 2 hours later. Allora amore, siamo tornati a casa. Brava, hai fatto il pancake. Sono usciti bene? Sono bruciata. Allora siamo tornati a casa. Abbiamo viaggiato tutto il pomeriggio per le vie di Roma. Abbiamo visto il Colosseo, la Fontana di Trevi. Abbiamo buttato la monetina. Ah sì, questo orso è stupendo. Noi siamo in via dell'Orso. In questo appartamento c'è appunto un orso gigante. Che è il mio? Sì. Allora fai vedere la tua ciocca di capelli che abbiamo fatto da Davide in via di Pallacorda 12 a Roma. Ragazzi, mi raccomando, andate a vedere. Andate a visitare il negozio di Davide e fatevi i capelli perché sì, guardate sì, sono molto bravi. In via di Pallacorda 12 a Roma, e anche il suo staff, le sue ragazze e il ragazzo che lavora per lui sono bravissimi e simpaticissimi. Ed è a Roma, via di Pallacorda 12 a Roma, Brava amore, in centro, parrucchiere Davide De Luca. Brava amore, sì. Adesso andiamo a dormire e domani ci aspetta una super giornata, ma non ma dire no, dove. No. Allora, superare. Tu non fai vedere la ciocchetta? Guardate che bellina anche Anastasia. Si stavano per ammazzare, tanto per domani cambiare. Domani alle 9 di non sera. Non posso riprenderla giù? Domani alle 9 di sera, ragazzi. Che cosa? No, domani alle 9 di sera stiamo per arrivare a casa finalmente da Gasper, povero gatto. Alle 9 del mattino andiamo in quel posto. Alle 10 e finisce alle 12. Adesso Anastasia le prende, ragazzi, le prendere? Guardate che casino che c'è, ragazzi, scusate, ma siamo molto... Ma che mio balletto, Non abbiamo scarpiere. Ma che mio balletto, mi lo qua perché... Non posso guardarti, non posso farti vedere perché sei in mutande. Vedere? Va bene. No, non va bene, non ti riprendo. Voglio vedere la tua ciocca, poi metto giù perché voglio andare a dormire. Io, ragazzi, mi sono un po' ammalata, devo dire la verità. Fammi vedere, vieni qua, stai ferma. Guardate che bella anche quella di... Ma non ce la fa vedere Anastasia. Va bene, allora, Vanessa, Vane, dove sei? Ci vediamo domani mattina. Tomorrow. Vane? Dove siamo? Sul pullman panoramico, stiamo facendo un tour di tutta Roma. In alto. Sì, siamo al piano superiore. Allora, oggi non dovevamo fare questo, vero? Dovevamo fare un'altra cosa. Cosa dovevamo fare? Andare al villaggio. Dovevamo andare al villaggio di Babbo di Natale, ma non siamo andati perché stamattina pioveva tantissimo e quindi abbiamo preso questo pullman in attesa poi di prendere il treno e tornare a casa. Ti sta piacendo? Sì. È carino, vero? Sì. Almeno vediamo anche un po' Roma. Sì, infatti. Ani? Ciao. Ciao. 6.5 hours later. Bambine, vacanza finita. Oggi abbiamo fatto il tour, abbiamo preso un sacco d'acqua, vero? Perché quando siamo scesi dal pullman pioveva di rotto. Adesso dove siamo? Dove siamo? Siamo a Palermo.
campane sono in festa. Voglio spiare Babbo Natale, non ci vedo niente di male. Presto Anastasia, corriamo giù, mamma e papà.